Parliamo di caccia F-35. Nel 2009 l'Italia ha confermato l'adesione al programma aeronautico Joint Strike Fighter per la produzione di nuovi aerei militari. Il nostro paese ha già contribuito allo sviluppo del modello F-35 con una spesa di circa 2 miliardi di euro. L'attuale governo intende acquistare i cacciabombardieri F-35 riducendone il numero da 131 a 90. Ma nessun contratto è stato firmato e non esistono penali se non si proseguisse con l'acquisto. Di che cifre parliamo? Circa 12 miliardi di euro è il costo complessivo dei 90 caccia F-35, senza il loro mantenimento. Il costo di un aereo è di almeno 130 milioni di euro. Con la stessa cifra si potrebbe fornire un'indennità annuale di disoccupazione a oltre 17.000 precari, finanziare 5 anni di lavoro per 90.000 ricercatori, produrre energia da fonte fotovoltaica pari al fabbisogno di 13.000 famiglie per 30 anni. Con le ali di 7 aerei si rimetterebbero in funzione gli ospedali di Mirandola, Carpi e Finale Emilia, colpiti dal sisma. Invece di acquistare un solo F-35, si potrebbero mettere in sicurezza 250 scuole italiane, o costruire 400 asili nido, o acquistare 20 treni per 12.500 pendolari. L'acquisto degli F-35 è davvero una priorità del nostro paese. Fai sentire la tua voce su www.scienceforpeace.it. Un progetto di Fondazione Veronesi.